Assalito da sciame di vespe su spiaggia a Crotone, muore 47enne, indagini. Un uomo di 47 anni, di nazionalità ucraina, è morto a Crotone. L'uomo si trovava sulla spiaggia libera nella zona sud quando è stato assalito da uno sciame di vespe. L'uomo, che a quanto pare sapeva di essere allergico, ha tentato di sfuggire agli insetti fuoriusciti da un nido situato nella vicina vegetazione, lanciandosi in acqua, dove però è morto. Difficile anche il recupero del cadavere per la presenza delle vespe, che hanno punto anche i primi soccorritori. Inutile l'arrivo dell'elisoccorso che era pronto al porto di Crotone. Sul posto è intervenuto il personale del 118, della Questura e dei Vigili del Fuoco. Gli accertamenti sono condotti dai carabinieri. La vittima era un ingegnere che era solito spostarsi per lavoro in diversi paesi europei e che aveva deciso di trascorrere a Crotone un breve periodo di vacanza da alcuni suoi familiari che risiedono nella città calabrese. L'ipotesi è che l'uomo sia morto per un infarto o arresto cardiaco causato dalla paura di essere assalito. Il dolore per Anas, il bimbo restituito dal mare di Lamezia e la necessità di mettere mano alle leggi Bossi-Fini. La riflessione di Giovanni Amendola, della Segreteria Confederale della CGIL Area Vasta Catanzaro, Crotone, Vibo. Aveva solo 6 anni e si chiamava Anas, il bimbo trovato nel golfo di Santa Eufemia. Il corpo restituito dal mare di Lamezia ha un nome e una storia, quella di tante persone, uomini, donne, bambine e bambini, che sfidano la sorte per cambiare il proprio destino, che guardano con occhi pieni di speranza a un viaggio difficile come traguardo per una vita migliore. Anas era solo un bambino che meritava di vivere e sognare come tutti i bambini del mondo. E invece ha finito la corsa tra le acque del Mediterraneo. Questo dolore non può scorrere invano come l'acqua. E quanto afferma Giovanni Amendola dalla Segreteria Confederale della CGIL Area Vasta Catanzaro Crotone Vibo. Il dramma di Anas e di tutte le persone che non riescono a sopravvivere alle traversate in mare deve aprire una riflessione seria sulla necessità di superare in maniera inequivocabile la legge Bossi-Fini, afferma Amendola. È una questione di civiltà. Il quadro legislativo in materia di immigrazione deve essere modificato. Va scardinata la convinzione che mettere mano a questa legge non farebbe altro che aumentare gli arrivi, alimentando il rischio dell'invasione. La strage di Cutro e quella avvenuta poche settimane fa sulle coste calabresi sono state tra le più sensazionali per il numero elevato di vittime, ma ogni giorno avvengono tragedie silenziose nei nostri mari. La politica dovrebbe fare i conti con il fallimento della Bossi-Fini, che negli anni ha solo aumentato sfruttamento e violazione permanente dei diritti umani, causando decine di stragi in mare, molte delle quali rimaste sconosciute, e intervenire in maniera razionale e veritiera sulle politiche migratorie. Servirebbero anche innovazioni nella gestione del fenomeno e nella programmazione dei flussi, perché proprio l'immigrazione legale può rappresentare una risorsa per il nostro paese e uno strumento per contrastare caporalato e lavoro nero. Giusto per citare un esempio, ma senza la volontà politica e interventi concreti, continueremo solo ad indignarci e addolorarci davanti all'ennesima storia di vite. Sappe, in carcere Vibo proteste detenute e aggressione ad agenti, appiccato fuoco in una cella. 2 giorni di gravi disagi nella casa circondariale di Vibo Valentia a seguito di ordinanza di non potabilità dell'acqua emessa dal sindaco. I detenuti hanno protestato chiedendo la garanzia per la fornitura di acqua potabile e altri beni necessari per superare l'emergenza. Lo rendono noto Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Ciccone, segretario regionale. A ciò proseguono, si è aggiunta un'altra protesta che ha visto protagonisti 2 detenuti di nazionalità romena, i quali hanno appiccato il fuoco nella camera detentiva. Solo grazie al pronto intervento della polizia penitenziaria la situazione è rientrata, seppur parzialmente, perché nel reparto isolamento un detenuto di origine egiziana con problemi psichiatrici, nonché tossicodipendente, e un altro recluso hanno distrutto tutto quanto c'era nella stanza. Gli stessi da giorni minacciano gli agenti della polizia penitenziaria con lamette e altri oggetti. Il personale, concludono i sindacalisti del Sappe, è allo stremo e fatica ormai a gestire una situazione che non è più ordinaria, ma emergenziale, per cui sarebbe opportuno che i vertici dell'amministrazione intervenissero con iniziative adeguate. Difformità su numeri e sicurezza, sequestrata nota discoteca Staletti.
Carabinieri, Polizia Amministrativa della Questura di Catanzaro e Vigili del Fuoco. Un vero e proprio blitz quello che è scattato stanotte in una nota discoteca situata nel territorio comunale di Stalettine, il Catanzarese. Migliaia i giovani presenti al momento del controllo, tutti intenti a trascorrere una nottata di festa e musica in una location tornata simbolo della movida dopo qualche anno di chiusura. Le forze dell'ordine, nell'ambito dell'ampia rete di controlli sulla movida predisposta dalla Questura Catanzarese lungo tutta la costa, hanno seguito le rituali procedure volte a verificare ogni irregolarità per quei locali votati a ospitare eventi e alta partecipazione. Alcune irregolarità sono state contestate ai proprietari della struttura, tra cui quella del superamento del numero di ingressi rispetto a quelli consentiti dagli standard di sicurezza, oltre ad altre piccole difformità sulla gestione delle uscite di sicurezza del locale. L'autorità ha proceduto così al sequestro della pista da ballo e al deferimento del proprietario della struttura, che sicuramente procederà a breve a ottemperare alle prescrizioni dettate. E così le luci stroboscopiche e la musica alta potranno continuare a ravvivare il luogo più incantevole della Costa Ionica, proseguendo con il ricco cartellone di eventi e appuntamenti già programmati per la stagione estiva. Traffico di droghe e armi, sequestro beni per 516.000 euro a Gioia Tauro. I carabinieri della Compagnia di Palmi hanno eseguito una misura di prevenzione patrimoniale emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di un uomo residente a Gioia Tauro, arrestato il 25 agosto 2021 dal nucleo operativo e radiomobile di Palmi per i reati in materia di armi e droga. Nell'occasione, i militari dell'arma avevano effettuato una perquisizione a casa dell'uomo, rinvenendo oltre 440.000 euro in contanti all'interno di un garage sigillato all'interno di un sacco di juta con una pistola, con relativo munizionamento e 240 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Da qui sono partite le indagini per la ricostruzione del patrimonio, che appariva evidentemente sospetto. Sulla base delle evidenze investigative emerse nella citata inchiesta, è risultato che il soggetto si dedicava al traffico e allo spaccio di cocaina nella piana di Gioia Tauro e in altre regioni d'Italia, ricoprendo un ruolo attivo nella gestione delle sostanze stupefacenti, in concorso con altre persone e partecipando alle attività delittuose. Nell'immediatezza, i carabinieri della Compagnia di Palmi avevano quindi proposto una misura di prevenzione patrimoniale per sequestrare i beni dell'uomo. Su queste basi, con il provvedimento in esecuzione, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, allo stato del procedimento e impregiudicata ogni diversa successiva valutazione nel merito, ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro del totale patrimonio ammontato a un valore complessivo di circa 516.000 euro e comprensivo di contanti, conti correnti e due veicoli, intestati all'uomo e ai familiari conviventi. Stalking all'ex moglie, 42enne cariatese, lascia il carcere. Lascia il carcere dopo 10 giorni di reclusione un 42enne originario di Cariati, arrestato con l'accusa di stalking ai danni dell'ex moglie. L'uomo, difeso di fiducia dall'avvocato penalista Raffaele Meles del foro di Castrovillari, era tornato in libertà circa un mese fa, dopo aver scontato una condanna relativa a fatti commessi contro la stessa donna negli anni precedenti. In passato, infatti, il 42enne era stato destinatario di vari provvedimenti cautelari, la maggior parte dei quali poi revocati su istanza della difesa. Nell'ambito di un procedimento per maltrattamenti, sempre ai danni dell'ex moglie, era inoltre stato assolto dopo aver scontato circa un anno di reclusione. Uscito dal carcere, secondo la tesi accusatoria, l'uomo avrebbe ripreso a molestare la donna che aveva denunciato tutto ai carabinieri di Cariati, i quali avevano acquisito numerosi indizi a carico dell'uomo, consistiti in messaggi di testo, audio WhatsApp e svariate testimonianze dalle quali emergeva che non si era ancora rassegnato alla fine del rapporto, riprendendo a minacciare la ex moglie e la famiglia di quest'ultima, addirittura pedinandola fino a sotto casa, in una circostanza documentata con immagini di videosorveglianza, cercando di sfondare il portone d'ingresso dell'abitazione della vittima. Da qui la decisione del GIP di Castrovillari di applicare nuovamente nei confronti dell'uomo la misura della custodia cautelare in carcere. Svolto l'interrogatorio di garanzia alla presenza dell'avvocato Raffaele Meles, l'uomo si avvaleva della facoltà di non rispondere. Dopo pochi giorni, la difesa proponeva un'articolata istanza di sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi in un comune diverso da quello in cui risiede la ex moglie, chiedendo l'ulteriore applicazione del braccialetto elettronico. Avverso tale istanza, la Procura della Repubblica manifestava il proprio dissenso, così come la persona offesa.
Il Tribunale di Castrovillari, in totale accoglimento delle richieste della difesa, ha sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con quella degli arresti domiciliari, con la contestuale applicazione del braccialetto elettronico. Cittanova, in fiamme il capannone adibito alla raccolta di rifiuti. Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è scoppiato nella notte a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, all'interno del capannone della ditta Ecopiana, che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella piana di Gioia Tauro. Non si registrano danni alle persone, al momento nessuna ipotesi viene esclusa sulle origini del rogo. Scattato l'allarme sul posto, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria e dei distaccamenti di Polistena, Palmi e Villa San Giovanni. Il capannone, che occupa una superficie di 1.000 metri quadrati, era adibito ad attività di raccolta, lavorazione e smaltimento di rifiuti organici. Le fiamme hanno interessato anche macchinari ed attrezzature, nonché un mezzo utilizzato per la raccolta del materiale di scarto. I vigili del fuoco stanno eseguendo tutti gli accertamenti per stabilire l'origine del rogo. Molinaro, l'incendio dell'auto dell'ufficio marittimo di Praia a Mare è un gesto criminale. Un gesto criminale animato da logica criminale da parte di chi si vuole sottrarre a obblighi e controlli e rispettare la legalità. Sin dai primi accertamenti è stato accertato che le fiamme che hanno avvolto l'auto sono di origine dolosa. La Guardia Costiera, insieme ad altri compiti di vigilanza, svolge un lavoro importante e prezioso di tutela dell'ambiente marino, dei suoi ecosistemi e delle coste, il patrimonio più grande che abbiamo. Esprimo la mia massima solidarietà e vicinanza personale e istituzionale al comandante e agli uomini della Guardia Costiera e alla comunità di Praia a Mare e auspico che quanto prima le indagini individuino i responsabili che hanno compiuto un gesto gravissimo che ha messo in pericolo anche le persone. Nessuno deve poter pensare di compiere certi atti e restare impunito. Sempre di più istituzioni, forze sociali e cittadini dobbiamo fare squadra con i tutori della legalità per respingere qualsiasi forma di intimidazione. CSA CISAL, dopo 7 mesi ancora nessuna fermata autobus in cittadella, Occhiuto intervenga. Un incubo senza fine, i dipendenti pendolari sono condannati all'attesa del bus lungo il ciglio della strada all'interno della cittadella regionale, in balia degli agenti atmosferici e del passaggio di altri mezzi. Che ci sia la pioggia o il vento gelido che sferza il viso, la certezza è quella di attendere il bus senza alcun riparo, magari con i piedi immersi in qualche pozza d'acqua, oppure, se fa caldo come in questi giorni, bisognerà attendere il bus sotto l'ombra di un albero di ulivo per sfuggire all'incipiente calura estiva. Quando invece è buio, il rischio che corrono le centinaia di lavoratori, pendolari, è quello di poter essere travolti da qualche mezzo in corsa. È quanto si legge in una nota della CSA CISAL. Sono trascorsi oltre 7 mesi dal 19 dicembre 2023, quando fu comunicato lo stop alla circolazione degli autobus di linea nell'area interna della cittadella regionale. E da allora i lavoratori pendolari sono costretti ancora ad attendere i bus in mezzo alla strada, lungo una semplice striscia di marciapiede e privi di alcun riparo, proseguono. Persino gli stessi autobus nelle manovre di ingresso e di uscita della cittadella regionale manifestano serie difficoltà a causa della carreggiata ristretta. Nonostante le reiterate segnalazioni da parte del sindacato CSA CISAL, resta questa condizione indegna per l'amministrazione regionale e davanti a tale scenario, dichiara il dirigente sindacale Gianluca Tedesco, noi non ci arrendiamo. Qualunque sia il muro da abbattere, continueremo con la stessa ostinazione a portare avanti la nostra denuncia nei confronti di una situazione grave che si fa sentire ancor più in questi giorni, durante i quali si stanno registrando temperature record e dove i lavoratori sono costretti ad aspettare i mezzi di trasporto pubblico sotto il sole cocente. Sanità e fondi comunitari, tassone e boccia Occhiuto. Apra gli occhi e veda la realtà. La Calabria ha bisogno di crescita e non di parole. La Calabria delle favole descritta da Occhiuto esiste solo nella sua immaginazione, mentre la realtà si incarica quotidianamente con i dati di fatto di smentire le storielle raccontate con stucchevole insistenza sui social. Il dirigente regionale del PD, Luigi Tassone, critica severamente i risultati della giunta di centrodestra e bolla come fallimentare l'esperienza governativa. Nella relazione della sezione di controllo della Corte dei Conti sul giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione, spiega Tassone, ci sono elementi tutt'altro che rassicuranti e che indicano al contrario ritardi evidenti e gravi criticità. In particolare è chiara la bocciatura sul settore sanitario e sull'utilizzo delle risorse comunitarie, a riprova del fatto che questo governo regionale continua ad inciampare e a non dare segnali di discontinuità.
Proprio sui due temi centrali, che dovevano essere i cavalli di battaglia del presidente Occhiuto, si registrano situazioni di stallo e mancanza di visione, con buona pace di chi narra fantasiosi cammini di crescita. Il già consigliere regionale invita pertanto la maggioranza a togliersi i paraocchi e a camminare con i piedi per terra, perché i calabresi hanno bisogno di un governo operativo che affronti i problemi e programmi un percorso di sviluppo, e non certo di parole che non trovano riscontro nel concreto. Occhiuto, conclude Tassone, chieda ai calabresi se sono soddisfatti dei servizi sanitari e delle opportunità che ci sono nella nostra regione. Apra gli occhi e veda come si vive davvero. Si renda conto, sulla base delle risposte della gente, che qui non c'è spazio per la realtà virtuale. In Calabria c'è invece necessità di lavorare per costruire un futuro in cui i giovani siano liberi di scegliere se rimanere o partire. A Reggio Calabria, inaugurazione nuovi uffici giudiziari. Martedì prossimo, nei locali dell'area esterna del CEDIR a Reggio Calabria, saranno inaugurati nuovi uffici giudiziari che erogheranno servizi di front office. L'infrastruttura di quasi 300 metri quadrati andrà a potenziare l'organizzazione degli uffici della Procura Reggina, favorendo efficienza, accessibilità e funzionalità. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Calabria con un importo iniziale di 500.000 euro, rimpinguati con ulteriori 140.000 euro a causa del rincaro dei prezzi. È stato eseguito su delega del presidente Occhiuto dalla neodeputata Giusi Princi nel ruolo vicepresidente fino al 15 luglio. I locali sono stati assegnati alla Procura del Comune di Reggio Calabria in comodato d'uso gratuito. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, i procuratori aggiunti Giuseppe Lombardo, Stefano Musolino, Walter Ignazitto, l'eurodeputata Giusi Princi, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, l'assessora ai lavori pubblici all'area dello Stretto e città metropolitana di Reggio Calabria Maria Stefania Caracciolo, autorità giudiziarie. È un momento significativo che vuole confermare la centralità della giustizia, una giustizia più vicina ai cittadini, per la quale ci impegniamo in perfetta sinergia per migliorare l'efficienza del sistema e la qualità delle prestazioni, afferma Giusi Princi. La Regione, in tal senso, prosegue, aggiunge così un altro importante tassello ad altrettanti significativi risultati che nel settore abbiamo realizzato con il presidente Occhiuto nei primi 2 anni di mandato. Digitalizzazione degli uffici della Procura e della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria per un importo di 470.000 euro ai fini di una più facile consultazione degli archivi giudiziari, principalmente quelli legati ai fascicoli del contrasto all''ndrangheta. Progetto pilota di 25 uffici di prossimità giudiziaria avviati in Calabria d'intesa con il Ministero, con un finanziamento pari a 1.600.000 euro. Progetto pilota nazionale con la Procura Generale di Reggio Calabria. Miglioramento dell'efficienza degli uffici attraverso il potenziamento della strumentazione informatica della Procura Generale di Reggio Calabria, della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, della Procura della Repubblica di Palmi, della Procura della Repubblica di Locri e della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria per un importo di 370.000 euro. Autonomia differenziata, IRTO, in Calabria tumori aumentati e prevenzione oncologica a terra, la legge Calderoli peggiorerà la situazione. È gravissimo che la Calabria sia ancora indietro nella prevenzione dei tumori, specie nell'esecuzione degli screening per le neoplasie della mammella e del colon retto. Lo dice il senatore Nicola Irto, segretario del Partito Democratico della Calabria. Ecco perché in Calabria nel periodo 2001 al 2021 c'è stato un incremento, spiega il parlamentare democratico, di circa il 10% della mortalità per queste malattie, come certificato nel primo rapporto del gruppo di lavoro su equità e salute nelle regioni, pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità. Nelle regioni del nord, invece, si è registrata una significativa riduzione della mortalità per il tumore alla mammella e al colon, al contrario del resto del sud, in cui è stato rilevato un decremento molto più basso. Dunque, commenta Irto, la Calabria fa sempre storia a sé, purtroppo in negativo. I dati indicano che le vecchie criticità nella prevenzione sanitaria non sono state risolte, come del resto confermato dagli ammalati e dai loro familiari. Il governo Meloni risponda sulla pesante carenza di risorse e di personale, intervenga sulla disorganizzazione degli screening e sulla necessità di prendere in carico il paziente oncologico, che in Calabria resta troppo spesso abbandonato al proprio destino.
Questi ulteriori elementi depongono contro l'autonomia differenziata, che, conclude il senatore Irto, peggiorerà la situazione senza alcuna possibilità di rimedio. Autonomia differenziata, l'appello ai sindaci calabresi da parte dei capigruppo di minoranza. Serve il più grande sostegno possibile, mercoledì 31 luglio a Palazzo Campanella, per sostenere la PPA sul referendum. Invitiamo i sindaci calabresi alla massima mobilitazione possibile in vista della riunione della Commissione Affari Istituzionali, che è stata convocata per mercoledì 31 luglio a Palazzo Campanella, per discutere della PPA sul referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata. Ad appellarsi ai primi cittadini di tutta la regione sono i capigruppo di opposizione Mimmo Bevacqua, Davide Tavernise e Antonio Lo Schiavo, che invitano a una presenza massiccia per dare un segnale forte alla maggioranza di centrodestra che ha offerto l'ennesima prova di arroganza e totale insensibilità rispetto agli interessi dei calabresi e alle prerogative dei consiglieri regionali. Considerata l'urgenza del tema da affrontare, e ricordano i capigruppi di minoranza, avevamo chiesto al presidente Mancuso di far arrivare la PPA direttamente in Consiglio regionale lo scorso 26 luglio, senza passaggi in commissione. Non solo non è stata accolta tale richiesta, ma la commissione è stata convocata dopo 15 giorni, sfruttando il tempo massimo possibile previsto dal regolamento. Si tratta di un evidente atteggiamento ostruzionistico che non ha alcun senso se non quello di umiliare la Calabria e la minoranza politica presente in Consiglio. In Commissione chiederemo che la PPA arrivi in aula prima della pausa estiva e per dare ancora più forza alla nostra richiesta chiediamo il sostegno dei sindaci e degli amministratori. È fondamentale che ognuno si assuma le proprie responsabilità davanti ai calabresi, a partire dal presidente Occhiuto, abile nella comunicazione con le sue continue interviste, ma mai protagonista di una scelta netta con conseguenti atti deliberati in consiglio, se non quello di aver dato nella conferenza delle regioni il suo assenso al progetto di legge Calderoli. Da Soverato a Diamante, Giovanni Sgro parla di connessione Sud. Il prossimo mercoledì 31 luglio la sala consiliare del Comune di Diamante ospiterà un evento che promette di accendere i riflettori sul futuro del Mezzogiorno. Alle ore 19 l'imprenditore soveratese Giovanni Sgro, fondatore di Naturium e titolare di attività commerciali a Rende e in provincia di Catanzaro, presenterà il suo ambizioso progetto Connessione Sud, dando il via a una serie di incontri dedicati al rilancio delle regioni meridionali. L'iniziativa promossa dall'associazione Le Donne del Cedro, con il patrocinio del Comune di Diamante e il supporto del movimento Lupi del Sud, si propone di stimolare una rinascita culturale ed economica del territorio. Maria Rosaria De Rito ha lavorato instancabilmente per creare connessioni in Calabria, preparando il terreno per questo importante appuntamento. Il progetto Connessione Sud di Sgro si concentra sulla valorizzazione delle produzioni locali e mira a rafforzare le economie del territorio attraverso due strategie principali: la sensibilizzazione all'acquisto di prodotti meridionali e la promozione di una dieta sana e sostenibile. Quest'ultima si basa sulle ricche tradizioni culinarie del Sud e sull'utilizzo di prodotti a chilometro zero, coniugando così il sostegno all'economia locale con la necessità di immaginare un futuro più sostenibile in termini di produzione e consumo. L'evento non si limiterà alla sola conferenza. In linea con lo spirito di convivialità tipico del Mezzogiorno, la serata proseguirà con una festa sul lungomare di Diamante, offrendo ai partecipanti l'opportunità di sperimentare direttamente i sapori e le tradizioni discusse durante l'incontro. Questo primo appuntamento del ciclo si preannuncia come un'occasione unica per riflettere sulle potenzialità inespresse del Sud Italia, promuovendo al contempo il territorio e valorizzando i prodotti e la filiera locale. L'obiettivo è chiaro: trasformare le sfide in opportunità, creando una rete di connessioni che possa fungere da volano per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno. Ed ora un comunicato stampa dall'ex sindaco di Chiaravalle, Santo Sestito. Nella qualità di ex amministratore del comune di Chiaravalle, nonché della provincia di Catanzaro, con risultati apprezzabili, mi preme promuovere un dibattito sulla gestione del nostro comune del periodo 1993-2024, lasso di tempo molto negativo per il nostro paese, essendo certo che tutti i mali provocati sono stati il frutto della cattiva gestione del comune del periodo sopra riportato.
Quindi, per frenare la deriva socio-economica non serve limitarsi solo alla denuncia delle cattive gestioni, ma è necessario anche passare all'azione, coinvolgendo tutti coloro i quali amano il nostro paese e sono pronti a gettare il cuore al di là dello steccato per riprendere la via dello sviluppo nel nome e per conto di Chiaravalle e dei chiaravallesi. È inutile ricordare che dal 1993 ad oggi sono stati chiusi gli opifici Frama, Bittoni e DM, l'ospedale, l'ufficio delle entrate, trasferiti l'ufficio agricolo di zona, l'ufficio delle entrate e l'ufficio del giudice di pace. Sono stati confezionati 25 milioni di euro di debiti e persi oltre 1.000 posti di lavoro tra pubblico e privato. Questa situazione poteva e doveva essere evitata attraverso una gestione del comune oculata e attenta, in quanto c'erano tutti i presupposti per poter mantenere l'esistente, migliorandolo con nuovi insediamenti e con gli adeguati provvedimenti previsti dalle leggi nazionali, regionali o attraverso i bandi comunitari. Oggi la situazione è molto grave, con il rischio di diventare sempre più irrecuperabile se non si dovesse porre un freno alla deriva, mentre la maggioranza Donato sembra imitare le gesta negative di neroniana memoria per il fatto che mentre Chiaravalle perde uffici, economia, residenti e servizi, si gloria del nulla di fatto, anche se bisogna dare atto a qualche consigliere comunale di aver gettato una pietra nello stagno per avvertire che si stanno trascurando gli interessi di Chiaravalle e dei chiaravallesi. A questo consigliere dico che tarde non furono mai grazie divine, maggiormente quando si tratta di salvare gli interessi collettivi. Il comunicato è a firma di Santo Sessito, ex sindaco di Chiaravalle Centrale. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. A Torre di Ruggero, in Contrada Logge, la festa di Sant'Anna, prima serata. È iniziata con la degustazione di prodotti tipici locali, molto desiderati non solo dai nostri emigrati di ritorno per la festa di Sant'Anna, ma anche dalle numerose persone arrivate da tutto il comprensorio, grandi ma anche piccini. Si sono divertiti facendo un giro sul trenino della ditta Barbieri e Figlio. Poi parte la grande musica con il concerto dell'Antigua che ha fatto ballare fino alla mezzanotte i propri fans. You
russi e di chi studia e si miro si russi e di chi studia In chiusura, spettacolari fuochi pirotecnici hanno illuminato il cielo a giorno. Domani ritorneremo sulla seconda giornata.